Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo lunedì, un Blue Monday se proprio devo dire la verità. Di solito Blue Monday viene utilizzato per definire un lunedì di tristezza e oggi mi sembra veramente un Blue Monday per la Juventus, per i tifosi della Juventus, per tutto quello che rappresenta il supporto a una squadra che ad oggi sembra completamente svuotata da ogni punto di vista. Non è il primo video di oggi, poi vi farò vedere, eccolo qua, ve lo mostro subito. C'è anche questo video sulle dichiarazioni di Allegri del post partita. Secondo me sono state dichiarazioni davvero molto molto gravi. Ve lo lascio questo plano di schede qualora non l'abbiate ancora visto, anche se ho visto che in realtà c'è stato già diverso commento, c'è stata diversa opinione sotto quel video lì. Oggi dobbiamo invece commentare le pagelle di Juventus Milan. Io non so sinceramente quanto verranno lunghe perché ho veramente poche cose da dire, credo che sia veramente complicato parlare di calcio della partita. Lo stesso Allegri ieri ha confermato, ha detto è brutto da dire, ma la nostra stagione è finita a Siviglia. Io sono d'accordo, perché secondo me la nostra stagione è finita a Siviglia, poi è ovvio che certe parole pronunciate dall'allenatore hanno un peso maggiore rispetto a quelle di un tifoso. Sono anche curioso di vedere che tipo di approccio potrà quindi proporre la Juventus a Udine o come affrontare questa settimana di lavoro in vista appunto dell'ultimo match dell'anno. Però sicuramente se anche l'allenatore vuole evidenziare come la stagione sia ormai conclusa, che non ci sia più niente da fare, non ho veramente idea di come possano fare questa settimana di lavoro, non ho idea del tipo di approccio proprio che i ragazzi potranno mettere in campo. Io vi invito a seguirmi anche sugli altri social, magari su Instagram, se ancora non l'avete fatto, per un motivo. Questa sera inizia un nuovo progetto insieme al mio amico Davom, ci saranno anche tanti ospiti, Zoccolo Duro, Daniele Brogna, quindi vi invito assolutamente a seguirmi su Instagram perché iniziamo appunto questo progettino dedicato a delle dirette. Sarò in presenza insieme a Davom questa sera, quindi parleremo sicuramente di tante tematiche, quindi seguitemi su Instagram così vi spammo tutti i link utili per informarvi sugli orari in maniera definitiva. Io non, boh, anche qua, che voto si dà all'allenatore? Io ieri non ho sinceramente compreso la volontà della Juventus, quale fosse l'idea di partita scelta da Allegri, il perché di quella formazione, il perché magari anche di determinati cambi, determinati approcci. Cioè, a me consuma anche abbastanza vedere al termine della seconda annata sportiva con lo stesso allenatore, certo, con problemi, certo, con tutto quello che è accaduto in questa stagione, ma dal piano proprio, dal punto di vista di come viene recepita l'incontro, cioè prendiamo un gol, ragazzi, che siamo sempre lì che non pressiamo mai il portatore di palla, c'è la possibilità sempre di crossare come vogliono. Non è normale che il cross del Milan dalla destra parta con Calabria e Messias completamente liberi tutti e due, con nessuno che li va a contrastare. Cioè, queste sono proprio responsabilità di come viene allenata la squadra, di come viene passato il concetto di fare la partita, di come viene passato il concetto di fase difensiva. Cioè, queste cose non sono roba da poco, sono quelle che poi fanno tutta la differenza del mondo. Poi è ovvio che uno mi viene a dire: sì, è Gatti che sbaglia, che perde la marcatura, ma indubbiamente, ma indubbiamente. Ma il concetto di partenza, di essere sempre così passivi e bassi all'interno dell'area di rigore, ragazzi, cioè, queste qua sono cose da evidenziare perché sono davvero le cose che fanno la differenza tra vincere e non vincere. È inutile girarci intorno. E se tutte le volte, ripeto, la difesa viene messa sotto pressione, sotto stress perché viene attaccata. Poi, vabbè, Chiesa che sbaglia col Siviglia e Fagioli che sbaglia col Sassuolo, oggi è Gatti che sbaglia col Milan. Se poi dobbiamo fare il riassunto, 3 volte colpa dei giocatori e basta. Cioè, a me sembra veramente un'analisi superficiale. La Juventus si riesce se in campo senza dettami tattici. E ripeto, anche l'allenatore che poi alla fine dice certe cose come la nostra stagione è finita a Siviglia e questa Juventus non è costruita per vincere. Allora io davvero in questo momento inizio ad avere la sensazione, che forse più di una sensazione è qualcosa di forte, che la squadra stia giocando contro. Che la squadra stia giocando contro. Ripeto, non è un caso che Cuadrado faccia la battuta in conferenza stampa per Siviglia del vogliamo pressarli alti se il mister ce lo lascia fare. Szczęsny ribadisce il concetto di Juventus. Danilo che parla a difesa dei giocatori giovani mettendo la faccia con quelli d'esperienza. Lo stesso Bonucci ieri sera che dice alla Juventus certe stagioni, quelle come le ultime due, sono ingiustificabili. Cioè,
sembra veramente di vedere una squadra, un gruppo squadra che fuori dal campo dice certe cose perché non è soddisfatta del tipo di lavoro che svolge. E poi se le prestazioni sono questa roba qui, ripeto, a me viene veramente il dubbio che la squadra stia giocando per far saltare l'allenatore, così come mi viene a pensare che le parole dell'allenatore siano parole, anche qua, penserò male, ogni tanto ragazzi a pensare male si fa peccato, ma pure ci si becca, cioè mi sembrano dichiarazioni veramente buttate lì per cercare di far arrabbiare la Juventus, i tifosi della Juventus, la proprietà della Juventus, e quindi farsi esonerare piuttosto che rinunciare, piuttosto che le dimissioni come si sta leggendo, piuttosto che una buona uscita. No, io non voglio andarmene, voglio rimanere qua, dico quello che mi pare, al massimo mi esoneri e mi dai soldi. Ripeto, sto pensando male, sì, lo confermo, cioè lo confesso io, ve lo dico io, è un pensiero maligno, però è anche un pensiero che a un certo punto mi viene da fare, perché certe dichiarazioni le trovo veramente eccessive, fuori da ogni tipo di logica, fuori da ogni tipo di, davvero, di logica legata alla Juventus. Non mi viene nient'altro, non mi viene da dirle in nessun altro modo, ma è grave anche per un investitore, cioè per un azionista. Perché devo mettere soldi dentro la Juve se tanto lo stesso allenatore che mi ha detto che in questi 2 anni era impossibile vincere, quando in realtà all'inizio delle stagioni mi ha detto tutte e 2 le volte che era possibile vincere? Cioè, allora chi mi dice che non mi mentirà ancora l'anno prossimo dicendo che invece sì, quest'anno si potrà vincere, e poi l'anno prossimo se andrà male si dirà ancora no, non si poteva vincere? Perché devo mettere i soldi in sta roba se sono un investitore? Perché un conto è il tifoso, dice, perché devo andare allo stadio? La risposta è sempre solo l'amore, d'accordo, magari per amore uno ti compra il biglietto e ci va. Però un investitore non guarda l'amore, ma nemmeno un giocatore, se vuole rimanere o se vuole venire alla Juventus, cioè... Quando arrivano i giocatori, cioè bisogna parlare di progetti, no? Bisogna parlare, perché vengo alla Juventus, qual è? Quando è stato acquistato Vlahovic? Quando è stato acquistato Di Maria? Quando è stato acquistato Pogba? Quando è stato acquistato Kostic, Bremer? Ma che cosa gli si è detto a questi giocatori? Venite alla Juve perché non ci sono i presupposti per vincere? Cioè, che cosa gli è stato promesso a questi giocatori? Io non ci credo. Cioè, a me piacerebbe veramente, dato che hanno fatto intercettazioni su qualsiasi cosa, bene, che venga fuori un'intercettazione in cui... Ma anche, guarda, banalmente quella in cui parlavano con Allegri per buttare giù. Cioè, ad Allegri cosa gli hanno detto? Ti facciamo un contratto di 4 anni a 7 milioni all'anno per non vincere? Io non ci credo, cioè non posso crederci che sia una roba del genere. E non posso nemmeno credere che Allegri abbia detto sì, va bene, d'accordo, non è un problema. Vengo lì a fare delle figurine, delle figurette, delle figuracce. Ma io non lo so, secondo me torno ancora un po' sulle dichiarazioni, ma in campo non c'è stato niente, ragazzi, ma se poi aggiungiamo anche... della benzina sul fuoco, secondo me diventa veramente difficile. Se è Szczęsny, colpo di testa, abbiamo detto, parte il cross, perde l'uomo in mezzo all'area, Giro la mette pure a fil di palo, fa un paio di parate, una su Brian Diaz con i pugni, una mi pare su Salemaker dalla distanza, per il resto niente, si porta a casa un 6 senza infamia e senza lode, è una partita normalissima. Il Milan non ha fatto chissà che cosa ed è riuscito a vincere, tra le altre cose. Va bene, 6 a Danilo, verso la fine ha un'opportunità molto grande, in generale fa la sua solita partita, il suo solito approccio difensivo, niente sbavature, niente erroracci, niente picchi, un 6 anche qua, un 6. 6 pure Bremer, un paio di occasioni in cui ha anticipato l'uomo, cercato di difendere in maniera aggressiva, c'era un attimo di speranza anche verso il fatto che si potesse cercare di fare un certo tipo di approccio per 2-3 uscite di Bremer. E invece no, comunque Bremer, Danilo e Szczęsny si beccano tutti e 3-6, partite normalissime, niente di spettacolare. Poi c'è 5 gatti per via di quell'errore lì, che pesa ovviamente come un macigno, però passa anche dopo in secondo piano, secondo me, parlare solo di gatti, tutto il resto che abbiamo già analizzato nei minuti precedenti. Però gatti ovviamente il buco lo fa ed è giusto punirlo con un'insufficienza in pagella. 5 a Cuadrado perché davvero su quell'esterno non si crea. A un certo punto iniziamo il primo tempo che abbiamo tipo Chiesa, Cuadrado, Rabiot, una roba del genere, tutti sulla stessa fascia destra, partiamo tutti, non si spinge mai. Poi il discorso del rinnovo di Cuadrado io francamente lo trovo allucinante, vedremo se verrà ufficializzato oppure no, però anche Cuadrado è un altro di quelli che è arrivato a fine giostra, è arrivato alla fine della corsa. 5,5 Locatelli, solita partita di schermo davanti alla difesa, di quantità e di poca qualità, perché
alla fine un paio di dialogate con Chiesa le ha avute, sì, un paio di palloni scodellati anche dentro, però ragazzi, cioè, noi manca tutta una fase di costruzione. Se vogliamo dire che è perché Locatelli è scarso, va bene, allora diciamo così, però la Juventus non è brava a costruire, è sporca sempre nei passaggi, cioè, non c'è una cosa che la Juventus sappia fare bene con la palla tra i piedi, cioè, non c'è una singola cosa, se non buttare una palla in area di rigore, che può essere da un cross, dalla sinistra con Kostic o da un calcio d'angolo, cioè, però mi sembra un po' poco per una squadra come la Juventus. Poi il mondo è bello perché vario. Rabiot 5,5, la sua ultima partita in casa, si rivela un niente di fatto alla fine, perché non è stata chissà che cosa, niente di speciale, non una partita terrificante ma nemmeno una partita di livello, si è sempre un po' ballicchiato anche a centrocampo col Milan, anche con questi passaggi in diagonale riusciva a saltare la nostra breve, piccola, timida linea di pressing e quindi poi si ritrovava anche a poter guardare la porta. Insomma, 5,5 Rabiot. 5 a Kostic, stesso discorso per Cuadrado, ma ormai Kostic sembra comunque lontanissimo anche dal punto di vista fisico, mi sembra proprio stare male da mesi, non si è mai più ripreso e c'è un calo evidente di Kostic. Davvero, quando è calato Kostic è calata la Juventus, ragazzi, cioè fateci caso che da aprile in poi con Kostic che è stato male, la Juventus ha abbassato i giri del motore in maniera esponenziale. Kostic dipendenti alla grandissima. Alla grandissima, quando Kostic ha iniziato a calare qui e nelle gambe, è stato un problema. 5 a Chiesa, pochi spunti, tanta confusione, mai la possibilità di costruire delle azioni come Dio comanda, prendendo l'ampiezza con i due esterni, dato che comunque Chiesa alla fine faceva il centravanti perché Di Maria giocava solo a tre quarti. Insomma, messo lì così, buttato lì così, Federico Chiesa è totalmente inutile e decisamente sprecato. Voto 4,5 Di Maria, secondo me è il peggiore in campo, uno così dovrebbe quantomeno diventare leader tecnico della squadra, sembra sempre che ci faccia un favore a scendere in campo, era la sua ultima partita con la maglia della Juventus allo Juventus Stadium, finita in maniera indecorosa, quasi un'offesa rispetto invece alla prima partita dove aveva illuminato la scena e distribuito calcio. Molto deluso da Di Maria, sono molto, davvero molto molto deluso da Di Maria proprio dal punto di vista comportamentale. Secondo me è stata una stagione dove Di Maria non ci ha messo il 100% di quello che poteva metterci e mi dispiace veramente tanto. Sono stato a un certo punto combattuto perché non avevo ancora preso la sua maglia e dicevo, cavolo, mi dispiace veramente tanto non aver preso la maglia di Di Maria alla Juventus. Cambiato idea, davvero sono riuscito a mettermi il cuore in pace da questo punto di vista. Voto 6,5 a Ken, che secondo me è il migliore in campo. Per me Moise Ken è il migliore in campo, anzi esagero, dato che comunque è stato fermo un mese, forse ha avuto tempo di riposare, di ricaricarsi, non lo so, però in questo momento lo vedo anche più pimpante degli altri, fa sportellate, cerca la profondità, cerca di portare sulla squadra, cerca di lottare contro il difensore avversario, cerca di far rispondere, venire incontro, giocare con i compagni, fa quello che deve fare, l'ABC del manuale dell'attaccante, base, perché ovviamente poi non riusciamo ad avere del potenziale là davanti, non riusciamo a incidere con le idee di gioco, però Moise Kean ci mette tutto quello che dovrebbe fare l'attaccante, ce lo mette tutto, poi il resto ci manca, non può venire da lui. Però ieri secondo me ha fatto una partita interessante, secondo me Kean ieri è stato davvero il migliore in campo, 6,5. Milik 5,5, è entrato e dopo 20 minuti ci siamo resi conto che era in campo perché aveva toccato un pallone. Male anche qua. 5,5 a Paredes, un altro che è entrato, ci ha messo della garra, ci ha messo della presenza, della quantità, però pallone poi non gira praticamente mai, non riusciamo a girare sto pallone a centrocampo. Sembra veramente una squadra priva di piedi, non lo so. Dei giocatori che dovrebbero... La palla non gira mai, o se gira, gira lentissima in orizzontale. Ealing, voto 6, perché poi è entrato e un pochino di energia, di propositività ce l'ha messa. Peccato vederlo giocare 18 minuti a partita, perché probabilmente uno con la sua gamba e la sua freschezza sarebbe servito anche prima.
e Bonucci senza voto entra perché Bremer si fa male, tra l'altro da quanto ho capito niente di serio, per fortuna, anche se manca ovviamente una partita, manca 90 minuti al termine di questa stagione, io Bonucci pensavo nemmeno fosse in condizione, invece entra e diciamo che la giocata di Bonucci più che in campo è stata fatta alle telecamere in questo Juventus-Milan, perché ha espresso concetti secondo me interessanti, condivisibili, che andrebbero ascoltati invece che semplicemente farli disperdere nell'etere. No, Bonucci ha detto cose importanti, ha tirato fuori un po' di orgoglio Juventus, dato che da un po' che queste cose passano in secondo piano, invece secondo me devono essere sempre messe in primo piano. E queste, ragazzi, erano un po' le mie considerazioni, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Mi dispiace se abbiamo parlato poco di calcio, ma partita di ieri è stata secondo me veramente povera di calcio, c'erano poche cose da dire da questo punto di vista. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e se succede qualcosa ci vediamo nel pomeriggio. Non so che so altro dirvi, mi dispiace, cioè, mi rendo conto che siano contenuti vuoti, lo so, però non posso inventarmi niente, ecco.